Giappone, boh, qualche giorno del 2012, cos'è oggi? Mi sembra che sia il 21 novembre del 2012. Come notate, forse da un po' nell'occhio, mi sono fatto crescere la barba, però non viene apprezzata molto. In realtà l'unico fan della mia barba sono io. Volevo far Babbo Natale, ma mi sa che mi va male. Adesso farò qualche ritocco e voi verrete con me. Vabbè, prima di fare qualcosa, oggi tutto il video è dedicato a me e alla mia barba, guardate, è molto bella, molto molto. Poi tra l'altro vedrete la differenza tra la mia faccia con tanta barba e con poca barba. Non so perché vi ho portato da queste parti, volevo fare uno spuntino prima di intervenire. Vediamo cosa offre. Oggi è mercoledì, il mercoledì è una giornata dedicata alle cene di famiglia e come vedete io mi defilo ogni volta perché è troppo una rottura, cioè non vado alle cene con la mia di famiglia, figuriamoci se vado con quella di qualcun altro. Allora, questo qua lo conoscete cos'è? Per esempio, questo qua si chiama kimchi. Kimchi è un piatto coreano. Come faccio a farvelo vedere? E aprirlo contemporaneamente? Ma devo appoggiare un po' un attimo. Voi fate finta di niente perché i miei video sono sempre così, in presa diretta, non preparo mai nulla e il risultato, vabbè, a volte viene apprezzato. Questo qua è il kimchi. Come dire, è tipo cavolo, cioè è questo, è verza, questo qua, conoscete? Che viene messo con una salsina piccante e un sacco d'aglio, cioè proprio un paradiso per me. Faccio vedere la consistenza, così. Cioè, puzza tantissimo, ma proprio della serie voi mangiate oggi kimchi e per 3 giorni non potete incontrare persone. Io me ne frego. Molto buono. È andato accompagnato con del riso. Vediamo se c'è il riso. Oggi, sì, oggi mi hai fatto compagnia. Questo frigo è sempre un po' triste. Ah, vi faccio vedere un po' i prodotti. Questo qua è lo yogurt giapponese, rigorosamente la mia birra. Io bevo Asahi, marmellate così, le mele Fuji, vabbè, i funghettini, il natto. Ho già fatto un video sul natto. I ciupollotti, questi me li mangio io a morsi, faccio il pinzimonio. Ah, il miso per fare miso soup, pomodorini carissimi, cetrioli, i broccoli per la futura pasta broccoli che farò nell'immediato futuro, i mandarini. Ecco, questo mi ho preso giusto un po' perché c'era al supermercato un'offerta dove se riempivi il sacchetto ti vendono il sacchetto per 500 yen. Chiaramente i giapponesi riempiono il sacchetto con una certa cognizione. L'offerta non prevedeva che arrivasse un gaijino, nello specifico il mio caso. Io ho riempito il sacchetto fino all'orlo senza poterlo chiudere e ho pagato 500 yen. Io infatti vi faccio vedere un po' di roba, dai, il rafano, l'aglio. Ah, guardate, maionese. Questa è una maionese. Ma perché c'è tutta questa schifezza? In realtà un po' perché ogni tanto, ma saltuariamente una volta ogni 2 mesi mi viene la crisi di fare l'hamburger, queste robe qua. E poi ci sono queste robe, queste salse per l'okonomiyaki, perché qua si mangia okonomiyaki, sopra l'okonomiyaki si mette la salsa dell'okonomiyaki e si mette anche la maionese. Per i bambini chiaramente mia moglie a cucinare perché sono allergici. E questa qua è una maionese senza uovo.
cioè provate a immaginare cosa non c'è dentro. La maionese senza l'uovo è proprio dire, cioè, come una bistecca senza carne. Allora, poi qua ci sono altre concentrate. Ah, questa qua è la carne, la salsa per fare yakiniku. Qua, boh, questo è un concentrato di limone. Ah, questo qua non è per lo shabu shabu, ma è non lo ricordo, cioè un po' che prova, un pentolone che bolle con le verdure, si puccia dentro la carne, poi la carne che è sottilissima si puccia in questa salsa. Non mi ricordo il nome del piatto. Ah, qua, magari siete interessati, è normale questo, cioè noi in Campania è normale, magari anche nelle città. Sapete quel, il, sono un po' raffreddato. Questo qua è il l'umeboshi, il papero 1. Non sta mai in equilibrio. Riuscite a vedere l'umeboshi? Non si riesce a inquadrarlo. Molto buono. Cazzo, ho mangiato tutto matando un buon po'. Kimchi in già stufo. Ho comprato segretamente un forno per fare la pizza. Non so bene dove metterlo, mia moglie si incazzerà, ma tanto si incazza comunque. Pensavo di metterlo qua. Ho preso un forno grande proprio per fare la pizza. Pensavo di metterlo qua, così faccio la pizza. Cioè, la faccio già, però questo mi sono proprio montato la testa ormai, mi sento molto pizzaiolo. Ma vediamo in freezer. Ah, vabbè, chiaramente si sa, io sono vegetariano. Sono vegano. Ma qua ci sono un po' di gelati. Cioè, questi sono i gelati per i bambini, in realtà me li mangio io. Questo sicuramente non me lo mangio io, mi fa schifo. È un gelato che c'è qua in Giappone, fatto con i fagioli dolci. Una roba schifosa, però guardo, va pazzo. Questa è la nostra scorta di ghiaccio. Vedi? Vedete? Si prendono le borse del ghiaccio e le borse termiche per portare in giro la roba, e poi si mettono questi come ghiaccio. Oppure quando si fa male qualche bambino gli si mette in testa questo. Poi, queste sono le colazioni dei bambini. I bambini fanno colazione la mattina con riso, con questo, e con verdurine, e poi con, vabbè, con questi qua, che invece è pesce. Ogni settimana un piatto diverso di pesce. Questo lavoro lo fa mia suocera, che è molto metodica. Non ci sta più dentro. Vabbè, qua invece ci sono delle parti di bento già preparate. Quando viene il bambino, cioè Edoardo, non ci sta più niente qua. Edoardo mangia a scuola, ma anche Taishi mangia all'asilo, ma bisogna fargli la pappa. Qua invece, boh, ci sono delle alghe, delle cipolle. Ah, questo gelato è buonissimo, questo è proprio buono. Questo è stracciatella, mi piace molto. Questo è chiaramente la mia carne vegetariana. Vedete, io ho sempre paura di rimanere senza carne. Carne, lì dietro c'è il pane, un sugo di pomodoro, carne. Forse non capite che ho paura di rimanere senza carne. Ah, questa è mozzarella italiana per pizza.
proprio è uguale a quella che si compra in Italia, la compro su internet e costa 2000 yen, un chilo. Poi qua c'è sempre carne, per cambiare qua c'è un po' di carne. Giusto perché non vorrei... Questa è la merenda, non è che... Ho carne ovunque. E se non c'è la carne ovunque, io entro in crisi. Ecco, non so perché vi ho fatto vedere queste robe qua. Cos'è che posso farvi vedere? Ah, non so, conoscete questa, la macchina del riso? Qua, questa qua è la macchina del riso, vuota, devo riempirla, caspiterina. Qua com'è che funziona? Uno dice, voglio una porzione, che sono 150 grammi, due porzioni, 300 grammi, 450 grammi sono tre porzioni. Uno scarica, un po' è caduto, ed esce così. Vedete? Poi va lavato il riso. E poi va messo nella macchina di riso. Questo è, ho sbagliato, non si chiama macchina di riso, si chiama distributore di riso. Noi il riso andiamo a sacchettoni. Vabbè, faccio vedere questo quadretto, probabilmente avete già visto più volte. Ok, state lì e non vi muovete. Va bene, vi ricordate il video posologia di un bagno giapponese? Stavo volando. Vabbè, adesso siete nel mio bagno e siete nella, o meglio, siete nell'intimità del mio bagno. Allora, vi faccio vedere quello che ormai faccio da esattamente 12 anni. Ta-tan! Io mi taglio la barba così. Visto che di fatto non c'è più differenza tra i miei capelli e la mia barba, per ottimizzare i tempi io taglio barba e capelli insieme. Ovviamente, visto che l'impresa è piuttosto impegnativa, quando lo faccio drasticamente. E conseguentemente questo sono io adesso, scusate il ciuffo di lato, e dopo vedrete come vengo dopo il taglio dei capelli. Ok, ci vediamo dopo. Ciao. Allora, mi sono tagliato completamente tutto, mi sono depilato faccia e testa. Ovviamente mi sono dovuto lavare perché ero pieno zeppo di capelli, barba. Adesso sto riempiendo la vasca e ne approfitto per farvi vedere due cose. Una, la vasca è piena, soltanto che in realtà non risulta molto calda, quindi sto mettendo l'acqua calda. In Giappone si usa questo attrezzo, che è una specie di elica, che permette di mescolare, non so se vedete il movimento, l'acqua sia sopra che sotto, in modo tale che quella calda che sto facendo scendere vada a finire sotto. C'è un po' di vapore. Poi aggiungerò questo prodotto. Dov'è? Ah, non lo stavo indicando. Questo prodotto alla lavanda rende il bagno molto più gradevole. Pam, 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 pam. Ci sono vari tipi di prodotto, questa è la lavanda, non so, quello che, se qualcuno ha visto la mia foto in su YouTube, no, su Facebook, ero in un bagno dello stesso prodotto, fatto con lo stesso prodotto ma alla rosa. Ok, mi fece quella
Quella foto mia moglie così di sorpresa, ero lì a bivacco. Adesso spengo un attimo la telecamera perché si è appannato tutto. Ho veramente... ho pulito la lente con l'asciugamano. Ecco, vi faccio vedere un'altra cosa, un'altra caratteristica. Nei bagni giapponesi non c'è il troppo pieno. Infatti vedete che l'acqua sta strabordando dalla vasca. Adesso c'entro, guardate l'effetto. Questo qua è il gioco preferito dei miei bambini. Si divertono quando io entro in acqua. Ah, qua ci sono con i giochi per i bambini. Qua c'è... beh, come imparare l'alfabeto. Qua invece... invece di ragana. Qua le tabelline. Qua invece le regioni. Ecco, adesso vi faccio vedere il risultato. Speriamo che non mi si veda, perché sono nudo ovviamente, non faccio il bagno. Questo sono io. Sono il fratello più piccolo di me stesso. Ogni volta che mi taglio i capelli e la barba, tutti mi dicono che sei molto giovane. Ah, mi è venuto in mente una cosa. Visto la solennità di questo video, che non ha una ragione d'essere, dovrei intitolare... non lo potrei fare una sorta di scherzo e dire, metto un titolo tipo Giappone, make-up, come ringiovanire, così, così tutti, sì, tutti vengono a vedere questo video, è uno scherzo ovviamente. E quindi morale della favola è tutto qual è? Donne o uomini, se volete ringiovanire, che succede? Fatevi la barba e i capelli come faccio io. Ciao.